Presidente, appena incontrato i lavoratori di Air One Technique che l'hanno anche applaudita perché è sostanzialmente condivisa la visione di una vertenza che in questo momento purtroppo rischia di essere fuori tempo massimo per accordi che andavano presi 3 anni fa. A me dispiace moltissimo per i lavoratori dell'Air One Technique. Adesso il problema è incidere su quella che è una trattativa tra soggetti privati e non tra soggetti pubblici, perché l'Alitalia non è più un soggetto statale. E questi accordi, gli accordi del, quando passò l'Alitalia alla CAI, alla nuova Alitalia, quindi a soggetti privati, era in quell'occasione che bisognava, nel momento in cui si facevano accordi, fare accordi che tutelassero in qualche maniera l'Air One Technique e non invece il contrario, perché gli accordi non sono stati accordi che hanno tutelato a suo tempo. Di conseguenza adesso la partita è complessa, è difficile. Stiamo facendo quello che possiamo fare, considerando che non è una decisione politica, né può essere politica da parte del governo, da chi che sia. Svolgiamo un'attuazione di moral suasion nei confronti di soggetti privati. Io ho sentito qualche giorno fa già l'Italia in un'occasione, ho sentito anche il governo per avere una forma di ulteriore di moral suasion, non perché si possa incidere più di tanto. E sto aspettando anche di sentire questa mattina Sabelli, che però è in questo momento irrintracciabile da ieri pomeriggio, insomma. Ieri c'è stato un incontro a cui ha partecipato anche l'assessore Morra. Stiamo vedendo e cerchiamo di fare il massimo, sapendo che la partita è quasi fuori tempo massimo. Cioè, è inutile, quando i buoi sono usciti fuori dalla stalla, è molto difficile farli rientrare. La bravura è quella, sarebbe stata quella di affrontare quando era il momento opportuno. In quell'occasione c'è stato il completo disinteresse nei confronti di questi i lavoratori e anche di questa realtà su cui l'Abruzzo ha investito, perché anche la formazione di questi lavoratori, che sono lavoratori formati, quindi non stanno difendendo un privilegio, questi stanno difendendo giustamente un diritto. In altri casi assistiamo in Abruzzo alla difesa di privilegi e non di diritti, però nel caso specifico sta difendendo un diritto, cioè il diritto di essere, sono preparati, capaci, sono in grado di, hanno trovato di fatto in qualche maniera anche una cordata di imprenditori locali che potrebbe essere disposta a sostenere questa attività economica, però purtroppo ci sono dei contratti che sono stati a suo tempo oggetto di accordo e che oggi sono in contratti privatistici, la cui rottura determinerebbe delle difficoltà in termini di risarcimenti. Quindi però ci stiamo lavorando, ci proviamo almeno.